Ci troviamo al Palaborsi di Rubiera, dove si è appena conclusa gara 1 dei playoff tra Conadvole Tricolore e BCC Castellana Grotte, finita 3-2 per la squadra di casa, e siamo con il centrale di Vole Tricolore, Simone Scopelliti. Simone, oggi prima giornata di playoff, vi siete aggiudicati la prima gara. Quali sono le differenze principali tra un match di regular season e uno di playoff, a livello emotivo soprattutto? Sì, c'è tanta differenza sinceramente, soprattutto perché arriviamo a questi playoff con due scontri nei quali abbiamo potuto vedere le caratteristiche principali degli avversari, e quindi è come se fosse una sorta di preparazione. Adesso sappiamo che ogni gara è decisiva, non conta tanto fare i punti, quindi diciamo la differenza sostanziale è quella. Abbiamo un attimino di tranquillità in più perché possiamo concentrarci sulla vittoria della partita finale e non dei singoli set, ecco. Questo ci aiuta un attimino a stare più tranquilli, però è importante entrare sempre determinati, perché comunque sappiamo ogni partita è importante, soprattutto quelle in casa. Noi abbiamo avuto la fortuna di arrivare quarti, quindi ci siamo meritati di giocare gara 1 ed eventuale bella di gara 3 in casa. E il fattore campo in queste partite è importantissimo, appunto perché sono partite secche. Speriamo di fare altrettanti punti a Castellana Grotte e cercare di non arrivare a gara 3, ecco. Com'è stato il rientro in campo proprio contro Castellana Grotte? Sì, contro Castellana, se non ricordo male, è stata una delle mie ultime partite dopo diversi problemi legati alla salute, e niente di grave per fortuna, però quando si perde un po' il ritmo, soprattutto in questa fase di campionato in cui tutte le partite sono decisive, ecco, ci vuole sempre un po' più di tempo per rientrare in forma. Sono molto contento di poter dare una mano alla squadra, ai compagni, poter dimostrare al coach di essere pronto, perché essendo tutte partite decisive, una mano dalla panchina, come è sempre servita in tutto l'anno, può sempre essere utile, anche a dare respiro ai compagni. Quindi speriamo sempre di poter mettere piede in campo il più possibile e soprattutto di andare avanti nella competizione. Ci troviamo con Davide Morgese, libero di Conadvole Tricolore. Davide, oggi è stata una partita difficile, entrambe le formazioni hanno finito la regular season a 44 punti. Quali elementi vi hanno dato maggior filo da torcere di Castellana? Beh, sapevamo, come ho detto l'altra volta, sappiamo che affrontiamo una squadra forte, perché appunto in regular season siamo classificati a pari punti davanti noi per un maggior numero di vittorie, quindi sappiamo sarebbe stata una gara difficile. Infatti il punteggio e il risultato lo fa vedere, in 3-2. Siamo felici di questa vittoria perché ci porta, teniamo il fattore casa a favore nostro, e adesso ci prepariamo per un'altra battaglia a casa loro. Con quale spirito affronterete la seconda gara contro la stessa BCC Castellana Grotte? Con quello spirito con cui abbiamo iniziato oggi, sicuramente aggressivi in battuta per cercare di creare il gap iniziale, e poi tanto muro difesa, che oggi in alcuni frangenti è mancato, però studieremo in settimana cosa non è andato in questa gara per migliorarlo e ci faremo trovare pronti. Ci troviamo con coach Vincenzo Mastrangelo, allenatore di Conadvole Tricolore. Coach, oggi vittoria di gara 1 dei playoff. Come si dice, buona la prima, no? Ma decisamente buona la prima, nel senso che siamo 1-0 nella serie. Abbiamo fatto qualcosa, ma non abbiamo fatto ancora niente. Siamo quarti e quinti, 44 punti entrambe le squadre. E il livello è molto vicino, si vede. Le partite si giocano nei dettagli, nei momenti. Qualche momento sono stati bravi loro a sfruttarlo, un po' ingenui noi in alcuni momenti, perché nel quarto abbiamo avuto la palla per andare 14-15-10 e allungare, abbiamo sbagliato, poi lì ci hanno raggiunto, ci hanno superato. Allora sono una signorissima squadra, loro insieme a Bergamo, Cuneo e loro erano le tre che dovevano star lì sopra rispetto a tutte le altre. Ma poi il campo è un altro, noi abbiamo scritto qualcosa di eccezionale quest'anno, però non siamo ancora pagati di quello che abbiamo fatto. Guai se fosse così, guai per me, significa che non ho trasmesso nulla a loro, significa per me questo, non trasmettere niente a loro. Io non ho nessuna intenzione di uscire senza aver buttato il sangue su quel campo. E noi lo stiamo facendo,
stiamo facendo tutti, lo stiamo facendo tutti e 13, tutti e 13 tanto. E oggi avete visto come nei momenti importanti della partita, del quarto, e poi per chiudere la partita ho fatto entrare Antonino. È sintomo di tanta fiducia, di quello che lui sta facendo e si sta meritando tutti i giorni, tutti i giorni. Quindi sono contento, era importante vincere, era la partita ancora più difficile questa. Sappiamo che da loro sarà una battaglia in un campo incredibile, capienza 100%, e sappiamo che lì sarà durissima. Adesso dobbiamo recuperare un po' di energia, come sempre, allenare bene, il giusto, e sarà lì la medicina per andare avanti. Allenare il giusto bene, correggere quei dettagli che non sono andati in questa e pensare in positivo per l'altra. Grazie.